B52? Mio. Buongiorno. Buongiorno. Sono venuto stamani. Sì. C'era la sua collega. No, simpatica, altrimenti. Quindi? E niente, mi ha detto di portare il pacco, ho chiesto informazioni stamattina, e mi ha detto porti il pacco, e il pacco l'ho portato, con 16,90€, pacco c'è 3 e 3€ iscrizione, siamo già in prima. Assicurazione? Sì. Ma in base a cosa? Cioè, lei stamattina non aveva il pacco e la mia collega le ha detto già i prezzi dell'assicurazione. Per sapere il prezzo bisogna avere più impatto, vuol dire il peso, sì, ma io dimensioni. Ho detto, io gli ho spiegato alla sua collega che comunque le dimensioni del pacco, cioè un po' da risolvere queste cose, questo spedito. Non capisco come abbia fatto a dire il prezzo. Proviamo, vediamo. Allora, peso 14,80. No, dicevo. No, poggi pure qua. Ah, no, perché. Ecco, infatti, a me il prezzo per l'assicurazione di questo pacco che pesa 14,84 mi viene di 30 euro in più. No, no, aspetti, c'è un problemino, controlli bene perché. No, no, no. La sicurezza è. Da 30 a 30 euro, ma l'assicurazione ecco. Il pacco poi ci sta 50 euro di merce dentro. Cioè, costa più la spedizione che il pacco. Poi a parlare Pasquale, non so. Vediamo, perché è impossibile che stamattina senza il pacco sia riuscita a dirmi il prezzo. Senti Giovanna, c'ho qua un cliente che vuole spedire un pacco e ha detto che stamattina è venuto senza il pacco e la nostra collega le ha detto che l'assicurazione costa 3 euro. Però io ho inserito i dati e non mi risulta che viene 30 euro. Ah. Dici? Col pacco cedere 3. Ok. Va bene, ok, grazie. Allora, sì, effettivamente viene 3 euro. Ah, un 30 euro mi diceva lei prima? No, no, perché avevo fatto il pacco cedere 1. Quindi, capito. Beh, succede gli errori. No, perché non me l'ha specificato il pacco cedere 3. Ah. Non è colpa mia. Cioè. Non si provo che signora mi sembra comunque una tipa simpatica. Vuoi sapere? Aspetti, allora, destinatario emittente, valore dichiarato 50 euro, giusto? Sì, 50 euro. Contenuto? Tutto. Cosa c'è? TV? TV, sì. Allora, ho letto TV, sì. Poi, restituzione emittente in caso di mancata consegna quando chiedo che la spedizione mi sia restituita. Mi segno. Cioè, si chiede se può segnare. No, a me non interessa se mi viene restituito. Ma l'hanno pagato, basta. Capito, ma qual è l'assicurazione? Poi metto abbandono? Abbandono del pacco lì, poverino, abbandonato? Scusi, lei è contro l'abbandono degli animali. Sì, abbandono, il pacco, alla fine gioca. Ma come abbandono? Io non capisco. Vuole assicurare il pacco e poi fare l'abbandono? Io non riesco a capire questa cosa. Non è un problema solo, signoria. Per favore, signoria, faccia favore, per favore, spieghiamo sto pacco. Non ce n'è altre? Posso pagare? Veramente non capisco, comunque. Ci mette un po'. Comunque la sua collega era un po' diversa stamattina, un po' più sul simpatino. Nessun problema. Quindi lascio abbandono? Abbandoniamo questo pacco, poverino. Abbandoniamo. Non capisco. Bene, quindi, ok. Siamo 16,90 più 3 euro, 19,90. €19,90 anche bene. Diciamo anche, aspetta. Sì, qui va. Ok, perfetto. Allora, facciamo una cosa. Metta tutto sulla carta. Le do la carta, facciamo prima. Vabbè, venga la carta. Guarda un po' se va bene la carta, tutto regolare, sulla carta non dovrebbe esserci problema. Ok. Posso andare? Lo posso, ok. Pacco, io lascio qui, tutto a posto. Grazie signoria, oh, simpatica, Dovevo dire perché... Grazie. Questi uomini, arrivederci. Bene, gnocca!